Eccoci, che bel regalo, eh? Oppala, iniziamo lo spacchettamento. Non è che è proprio facile toglierlo. Grazie. Manuale anche con la lingua italiana. Il contenitore per il varoma, poi c'è questa griglietta e poi c'è il coperchio. Spatola. Ah, sotto c'ha le ventose? Sì. Come si pronuncia bene? Mensier Cuisine Smart. Allora, questo è il nuovo modello rispetto a quello che mi avete visto voi mentre facevo le ricette. Come vedete, lo schermo è più grande, quindi la caratteristica principale che ce ne fa accorgere appunto è questo schermo. Poi, che cosa c'è di nuovo? La chiusura è sempre la stessa, giri e sollevi. La cosa sicuramente più buona è che hanno aggiunto la maniglia, quindi molto comodo. L'altra invece non l'aveva, dovevamo sollevare direttamente questo. Poi all'interno c'è sempre un cestello e la farfalla, perfetto. Mi sto specializzando pure. Bravissimo. Il boccale, vi ricordo che è grande rispetto al bimbi, e il cestello giustamente è anche più grande, sì, magari è un pochino più stretto, però un po' più grande. Dicevamo, il boccale con la maniglia comodissimo, le lame all'interno è rimasto bene o male identico. C'è sempre quel fiorellino all'interno, che questo qui si cambia dopo un po' di anni, si usura e basta chiamare l'assistenza e ve lo mandano nuovo, però a me non si era usurato. L'accensione è sempre laterale, come quell'altro. Ecco, altra novità che mi viene di dirvi in questo momento è che hanno messo i piedini, le ventose. Infatti, non riesco a sollevarlo. Infatti col bimbi abbiamo sempre il problema che si muove, no? Sì, sì, anche questa l'altro è... però non aveva le ventose, sì. Comunque se le aveva erano molto deboli. Sì, sì. Hanno aggiunto questa piattaforma nera. Sì. Dove c'è comunque un po' di spazio per fare prendere aria, anche se sì, il motore è qui, però ci sono appunto le ventose che, come potete vedere, ecco qua, sì. Non riesco, ecco, ve lo faccio vedere di sotto, sì. Quindi ci sono delle ventose abbastanza grandi, sì sì, direi che sono buone. È questo. Questo è l'unboxing del Mensier Cuisine, il nuovo, lo smart, perché quello precedente vi ricordo che si chiamava il Connect, era assolutamente buono, nulla da dire. E a mano andremo a vedere le novità insieme a voi, perché anche noi abbiamo usufruito dell'offerta della Lidl e non potevamo farcela scappare questa offerta. Andiamo a vedere adesso l'accensione e la prima configurazione. Andiamo ad accendere dal pulsante laterale e non va. No, va. Ci eravamo preoccupati. Vabbè, c'è la garanzia, eh? Abbiamo detto, sì, quanti sì, anni di garanzia c'ha? 3 anni mi pare, o 2. Sì, ragazzi, 3 anni di garanzia. Allora, ragazzi, ci fa scegliere la lingua, naturalmente italiano. Avanti. Il touch, devo dire, è buono, eh? Ah. Seleziona il tuo stato, Italia. Io non lo trovavo. Allora, adesso in questo momento ve lo fa connettere su internet, quindi al wifi di casa. E noi andremo sulla nostra rete e inseriremo la password. Inserita la password, login. Ora, se avete un account, che sarà quello del Lidl Plus, sicuramente l'avrete, perché se l'avete preso in promozione, appunto, ce l'avrete. Qua dice, per utilizzare Mensier Cuisine Smart è necessario disporre di un account Lidl che consente anche di accedere all'online shop di Lidl e alla propria Lidl Plus. Perfettissimo, allora è l'account di Lidl Plus e quindi l'account con cui voi accedete
all'app Lidl Plus. Prima di accedere all'account lo dovete lasciare collegato al wifi, perché lui deve effettuare il primo aggiornamento software. Sta completando l'aggiornamento, siamo al 99%, installazione, aggiornamento. Attendiamo e vi raccomando, quando in fase di installazione non staccatelo dalla presa, altrimenti si rischia di fare parecchi danni. Allora ragazzi, l'installazione richiede poco meno di 10 minuti, quindi non preoccupatevi, adesso si sta avviando. Ok, aggiornamento completato. Aggiorna subito il tuo dispositivo con la versione più recente, l'aggiornamento si avvierà. Ok, un altro aggiornamento, pazientiamo. È abbastanza veloce però. Sì, sembra più veloce questo. Il tuo apparecchio è aggiornato, speriamo non ce ne siano degli altri. Allora, qua sopra c'è scritto login e registrazione, proviamo ad entrare. Sì, vediamo se adesso va dopo l'aggiornamento. Vediamo se dopo l'aggiornamento va, accedi. Ricordiamo che abbiamo anche, c'è anche l'applicazione, se volete scaricarla sul vostro cellulare. Come si chiama l'applicazione? Monsieur Cuisine. Ok. Sì ragazzi, dopo l'aggiornamento software vi fa accedere, quindi non preoccupatevi se prima non riuscivate. Ragazzi, questa è la prima accensione, tutto il resto lo andremo a vedere nei prossimi video. C'è da fare anche il primo lavaggio? Sì, la prima cottura, perché prima di utilizzarlo, ragazzi, dobbiamo fare una bollitura al boccale e dopo possiamo iniziare a cucinare. Perfetto.